Ragazzi, siamo qui con Dragon Link Boy e Dragon Link Boy ci mostra la sua link, la sua lista Dragon Link di oggi. Beh, è un po' abbastanza standard, la famiglia riunita, io gioco due Tracer perché tre mi sembrano troppi, a volte mi è capitato di vederli tutte e tre in mano e questa è anche sfiga, però così per me è la più bilanciata. Poi ovviamente tre Safer. Gioco due Nocto, due Absorb, c'è chi ne gioca 3 per o 1 e 1, così io mi sono trovato sempre bene perché se magari uno riesco a macinarlo c'ho sempre un altro in mano da poter evocare con l'altro effetto, stesso discorso loro. E poi l'amico Fritz qua, amico troppo Fritz. Utile perché ti aiuta a riaggiungere dei rimossi un'eventuale carta che ti può servire che non può essere evocata. Poi in più ha l'altro effetto che pagando la metà mandi il terreno al cimitero, quindi riesce a risolvere anche tante situazioni, nel caso al tempo riesce a infliggere anche danni. Il piccolo col grande e ovviamente i due fratelli con Leviathan. Ok, facciamo vedere bene i due fratelli, bianco e nero e Leviathan. Ne giocheresti tre di questo? No, io no. A due ho provato perché è utile vederlo anche abbastanza subito, perché facendo strike, esatto, se dopo ti becchi Veiler o qualsiasi altra cosa, cioè lui in mano, lo rimuovi e bene o male puoi continuare, però okay. Sto testando. Ok. C'è il vero delle carte. Poi Spira il Drago, un extender fantastico sia dalla mano che dal cimitero. Si evoca e poi per di più in certe situazioni si sono riuscito a usare il secondo effetto che non usa mai nessuno, di far diventare di livello 8 tutti i miei mossi. Che comunque è buono. Utile. Quindi anche sottovalutato, molti non ci fanno caso. Dragon Zell la gioco io, mi piace perché la trappola è, a parte che ti aiuta a fare extender, ma poi la trappola a volte è stata molto risolutiva perché rimbalzare una carta in mano aiuta tantissimo. Come reparto entrap, tre Ash, gioco due Corvi DD utilissimi, non capisco perché la gente non li giochi più di Min, visto che per come è diventato il Minita è utile bannare una carta del cimitero, una qualsiasi. Due Ogre, due Veiler e due Nibiru. Giochi un sacco di entrap. Beh, neanche in modo così tanto, visto che tanti mazzi ne giocano anche di più. Mi piace, preferisco averne diverse. Perché, ecco, così perché gioco anche due per proprio per questo, perché tre per capita anche di vederla molto. Anche perché le carte del mazzo sono 44 e giocare troppe entrap in questo mazzo mi sembra un po' sciocco, perché ci sta, no, ci sta, ci con sta. 44 carte è troppo facile vederle. Aiutano. Poi vabbè, reparto magia, abbastanza classico. 3 quick launch. Sì. 3 Chaos Space. Sì. Boost. Ravina. Reborn. L'eredità. Colled. Utilissime, infatti stavo pensando magari di mettere la seconda eredità al posto di Reborn, però Reborn è sempre utile perché è sempre Reborn. Sì, no, Reborn è forte. Sempre fantastica. E poi per concludere due trappole, le due classiche. Okay. Se dovessi giocarlo a 40, quali carte toglieresti? Bella domanda, non riesco proprio, ci ho provato in diversi test, però o riduco la quantità di entrap o toglierei queste, arriverei a 41, ma di meno non riesco. Queste io non le toglierei, secondo me. A me piacciono, io portarle a 40 e togliere queste mi fa male, perché queste mi hanno salvato tante volte tanto. E mi piacciono. Ci sta, ci sta. Invece extra deck? Extra deck, anche abbastanza standard. Allora, classica triade, sì. I tre amici, con il vampiro. Sì. Okay. Poi dov'è? Il nuovo supporto, sì, troppo bestiale. Se riesci a calarlo nel tuo turno ti aiuta anche a continuare la combo, perché negando l'effetto di un tuo mostro continui a evocare. O a volte sei riuscito a fare con mascherina nel turno avversario, calare lui, cioè bestiale.
Borrel Sword. Apolluso per continuare a negare. Riesco a giocarla sempre con la, il supporto di mascherina nel turno avversario. È difficile farne proprio tutto, visto che siamo sempre loccati in dark. Unicorno. L'amichetta, okay. E poi Dark troppo utile perché chi non gioca mostro oscurità forti nel cimitero da rubare, lui che aiuta sia per rebornare che anche per spaccare un qualsiasi mostro sul terreno, è sempre utile. Sigillo ieratico a 1, vorrei portarla a 2 però non so cosa togliere, l'unica forse sarebbe uno dei due, o mascherina o unicorno. Ci sta. Sono un po' indeciso, però a 1 è sempre utile. Romulus, Fisti e Striker, abbastanza standard. Sì. Beh, bello come extra, ci sta un sacco, sì, sì. Fa. Allora, fa. Come side abbiamo... Polverino, ciclone cosmico, sì, per spaccare magia di trappole, sì, nel caso sì, ti facciano cose pesanti. Per chi mette, chi setta tanto, ovviamente, artefatto contro chi rimuove tanto, come Flander, senza fare riferimenti. Vabbè, in questo local ci sono tanti, sì. Flander, quindi troppi. Ma poi è utile contro altri mazzi che comunque rimuovono anche Soul Sword. Ok. Poi io gioco queste due amichette. Ok, a te non ti danno fastidio? No, perché bene o male sono tutti drago. È raro che non ho drago, a parte Apollusa, Unicorn, qualcun altro, sono tutti draghi. Alla fin fine la mia board completa sono Omni Negate drago, quindi ci sta. Che bene. Dimensional Barrier per bloccare le rogne di tutti. Solo due? La giocheresti a 3? Sì, però... Non sai cosa togliere? Non so cosa togliere, preferisco sempre giocare due coppie e avere più, una side più variegata. Infatti ho anche una tech un po' particolare che mi ha aiutato tanto. C'ho Droll di side, che okay. Magari contro mazzi alcune entrap come Ogre possono essere meno utili rispetto a questo. E poi la mia tech preferita è i virus, okay. Utilissimi, spiegaci. Fantastici. Funzionano che bisogna tributare un mostro oscurità di 2005 o superiore. Che comunque ne hai, quindi... Ne ho tantissimi, anche se mi bloccano con tanti modi. Dopo che non riesco a fare una board completa, se riesco ad avere almeno a terra un 2005, okay. Magari anche lui o qualsiasi altro, sì. L'attivo. Dichiaro magia trappola, praticamente mezzo mazzo l'hai distrutto, tutti contro Eldritch, dici trappola e va via, brave, qualsiasi cosa, dici magia e va via tre quarti di mazzo, quindi è veramente utilissima, a me mi ha salvato parecchie volte. Ah, contro me è fortissima, quindi lo metti di sicuro, distruggi il mazzo. Top, perfetto. Non la toglierei mai e poi mai. Ok, io lo giocherei anche a 3, già che ci siamo. Va bene, grazie per questa grazie decklist. Iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima.